Bentornati e bentrovati a Storie. Comincia una nuova settimana in cui cerchiamo di raccontare la storia della civiltà occidentale, provando a comprendere di più la nostra storia che è tessuta, è inframmezzata, è costantemente composta da tutte queste grandi aperture, di tutte queste grandi orditi che rappresentano la nostra civiltà, la nostra cultura, la nostra storia. Raccontiamo di Esiodo, questo poeta della Beozia che in qualche modo assurge a icona di una tendenza all'interno del mondo greco, una tendenza che cercava di ritrovare se stessa, di cercare di ritrovare una propria identità, un proprio confine. Ecco, Esiodo è un poeta che per l'appunto mette a tema l'identità dei greci e mette a tema anche l'identità dell'uomo. Ed è un poeta che mette a tema tutto questo attraverso le sue vicende personali che erano state profondamente segnate da episodi di ingiustizia. Suo fratello aveva corrotto dei giudici per ottenere una maggior parte di eredità da parte dei giudici e l'aveva ottenuto. Le opere di Esiodo sono due, la Teogonia, che è un'opera che significa proprio al greco la battaglia degli dèi, Teogonia, e l'altra grande opera che si chiama Le opere e i giorni. Ora questi sono titoli evidentemente dati a posteriori, con modi con cui noi chiamiamo queste opere, evidentemente Esiodo non aveva neanche la chiarezza che le sue opere si chiamassero così, comunque noi oggi le conosciamo in questo modo, la Teogonia e Le opere e i giorni, comunemente chiamate anche Le opere. Ecco, la Teogonia e Le opere hanno come unico protagonista la giustizia, la ricerca della giustizia. Nella Teogonia Zeus è il personaggio principale, è il personaggio che riporta giustizia, che riporta equilibrio. La giustizia degli dèi è la giustizia affidabile, è la giustizia che ci può difendere dal caos, è la giustizia che può mettere ordine nel tempo. È quasi un appello agli uomini affinché non si dimenticano di praticare la giustizia divina. E nelle opere invece noi abbiamo una minuziosa descrizione della vita contadina, delle pratiche religiose dell'epoca, come se il tentativo di Esiodo fosse quello di dire che a una giustizia divina si deve ripercuotere una giustizia umana. La giustizia umana non è soltanto trattare le persone in maniera giusta, la giustizia umana vuol dire anche trattare la terra in modo giusto, trattare il raccolto in modo giusto, trattare l'ambiente in modo giusto, ecco, trattare la civiltà in modo giusto. Il tema della giustizia è il tema qualificante di Esiodo, come se dicesse: non è possibile che la nostra civiltà possa andare avanti se si dimentica della giustizia. Noi possiamo diventare anche una civiltà aperta, possiamo diventare anche una civiltà internazionale, possiamo diventare una civiltà omerica, ma se ci dimentichiamo del principio della giustizia diventiamo una civiltà profondamente ipocrita, profondamente superba. Ecco, sono tematiche, voi comprendete bene, che non vanno confinate nel mondo greco perché incidono prettamente nella nostra attualità. Ancora oggi noi abbiamo queste tendenze, la tendenza a una visione più internazionale del mondo e la tendenza di chi, in contrapposizione a questa visione, richiama un principio di giustizia che sembra che l'internazionalizzazione calpesti. Chi avrà ragione, chi prevarrà? Con Esiodo proveremo a esplorare questa seconda strada e racconteremo di più e meglio le vicende che attraversano tutta la letteratura greca di queste origini. Ci vediamo qui, ci vediamo a Storie, sempre domani.